Un'istituzione che opera in tutto il mondo con molte strutture sanitarie. Davide Calimani. Tricolori alle finestre, la banda suona tra le strade di Ficarolo. È una giornata storica quella vissuta oggi dal piccolo paesino che sorge sulle sponde del Po, in provincia di Rovigo. A rendere omaggio alla comunità, nota per la grande sensibilità sociale, è arrivata la più alta autorità dell'Ordine di Malta per il Nord Italia. Ecco, direi che questi giovani che voi assistete qui non chiedono di essere, devono essere aiutati e noi dobbiamo dare questo. Quindi la nostra presenza in questo momento è qui per darvi testimonianza di quello che avete fatto e di quello che state facendo. Se possibile di collaborare con voi. Questo è il nostro spirito, questa è proprio la nostra twitio fidei e obsequium pauperi. Una visita che coincide con l'inaugurazione a Ficarolo della nuova sede dell'Ordine. Una solidarietà vera quella del paese rodigino che conta 2.700 anime. Sono oltre 300 i ragazzi disabili ospitati negli istituti polesani, circa 500 gli anziani accolti nei due centri loro dedicati. E quindi noi come amministrazione comunale abbiamo sempre avuto come obiettivo l'inserimento pieno attivo nella comunità anche di queste persone che sono nelle strutture, perché hanno bisogno di sentire tutta la comunità vicina a loro, non devono essere ghettizzate tra virgolette dentro le mura delle loro strutture. L'Ordine di Malta opera in tutto il mondo con innumerevoli strutture sociosanitarie e da oggi ha sede anche a Ficarolo.